Centinaia di case inghiottite dal fuoco e migliaia di persone costrette alla fuga. Un gigantesco incendio è scoppiato a Valparaíso, capitale amministrativa del Cile, il cui centro storico le è valso l'iscrizione fra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. La presidente Michelle Bachelet ha dichiarato lo stato d'emergenza, ma al momento non risultano vittime. Alle autorità locali, che parlano di peggiore catastrofe mai vissuta dalla città, fanno eco le testimonianze dei residenti scampati con difficoltà alla morsa del fuoco. Divampato nel pomeriggio locale di sabato alla periferia di Valparaíso, l'incendio si è poi esteso a una decina di quartieri, circa 500 le abitazioni distrutte e almeno 3.000 le persone evacuate. I venti che hanno portato le fiamme a inghiottire anche 270 ettari di colline circostanti minacciano di complicare le operazioni di contenimento dell'incendio.